Salta l'incontro tra il candidato a sindaco del centrodestra Marco Bussagli e i cittadini a Veroli. Si doveva infatti tenere all'Aula Magna, ma l'aula era già occupata. La richiesta al comune di Veroli e per conoscenza al comando della polizia locale e ai carabinieri era stata consegnata a mano il giorno 9 maggio da Barbara Crescenzi in qualità di delegata della lista Salvini, lista che sostiene il candidato sindaco Marco Bussagli. La richiesta era stata accettata e timbrata dal comune per domenica 12 maggio alle 21, solo che alla stessa ora la sala era già stata assegnata ad altri, un imprevisto che ha costretto il candidato sindaco Bussagli a rinunciare all'incontro con i suoi elettori. La spiacevole situazione di ieri è figlia semplicemente della disorganizzazione della macchina amministrativa del comune di Veroli, che ci ha concesso l'Aula Magna il 9 di maggio e contemporaneamente l'ha concessa anche al premio musicale Città di Veroli. Il fatto è che l'ordinanza numero 65 del comune di quest'anno dice che le manifestazioni elettorali hanno la precedenza sulle altre manifestazioni all'interno delle strutture del comune di Veroli, inclusa l'Aula Magna. Il fatto che ci abbiano detto a voce che potevamo andare da un'altra parte non giustifica questo comportamento, perché il Comune di Veroli ha delle strutture che non sono la camera da letto dell'assessore o il salone del sindaco, ma sono le strutture entro le quali ci si presenta con un foglio di carta. Noi non avevamo un altro foglio di carta, se avessero voluto farci cambiare sede avrebbero dovuto protocollare un altro foglio di carta e metterci nelle condizioni di andare nell'altra sede. Questa disorganizzazione è un danno al sereno svolgimento della campagna elettorale e per questo motivo ho fatto un esposto ai carabinieri. Non perché ce l'abbia con qualcuno, ma semplicemente per far rispettare i diritti miei e dei cittadini che mi sostengono. Mi rendo conto che si tratta di un percorso poco gradevole, ma corrisponde alla situazione nella quale siamo stati messi.